Ciao a tutti ragazzi, sono Make-A-Wish e se siete nuovi sul canale vi spiego un attimino chi sono e cosa faccio. Io sono un collezionista e venditore di carte Pokémon e sul mio canale ogni settimana vi porto sempre nuovi video relativi a tutte le carte che compro, le carte che vendo e tante piccole guide e tutorial per collezionisti ed aspiranti venditori proprio come me. Oggi ragazzi, finalmente è arrivato un pacco che stavo aspettando da qualche giorno, ve lo faccio vedere, è bello compatto. Però ragazzi, ve l'assicuro, qua dentro c'è una collezione davvero davvero fantastica che ho acquistato da un ragazzo che mi ha contattato, che molto probabilmente appunto mi segue su YouTube. Lui è Giuseppe e un'altra cosa molto simpatica che mi è piaciuta è che mi ha chiamato egregio signore. Ragazzi, non sono assolutamente un egregio signore, non fatemi sentire vecchio. Quindi in ogni caso ragazzi, adesso cerco di aprire questo pacco al migliore dei modi e ci rivediamo tra 2 secondi. Ed eccoci qui ragazzi. Allora, pacchetto aperto e abbiamo questa tin, tra cui tra l'altro si riesce già a vedere qualcosa di molto molto figo in trasparenza. E questa tin è abbastanza pienotta di carte, io ho già dato una sbirciata, però adesso le andiamo a vedere tutte una dopo l'altra. Questa è una gran bella collezione, non ci sono tantissime carte, diciamo, molto datate, però come potremmo vedere, come potete già vedere da qui, abbiamo comunque qualcosa di molto 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 raro e soprattutto insomma molto bello. Ragazzi, qui abbiamo il Mewtwo GX di Leggende Iridescenti, raro segreto, il famoso Mewtwo incapsulato. Questa è forse una delle carte che a me piace di più degli ultimi set e fortunatamente appunto non è un Charizard, perché bello, sì, tutti stanno sempre a parlare di Charizard, ma ragazzi, e questa carta quando ne parlate di questa carta? È bellissima. Ho dato un occhio dietro e sfortunatamente mi sono reso conto che qua sul retro ci sono un po' di puntini bianchi, non è near mint come sembrava dalle foto, però insomma, dai, tutto sommato non è malissimo, speravo un attimino meglio perché insomma questa poteva essere un'ottima carta da mandare a gradare a BGS. Comunque, andiamo avanti, ovviamente ispezioniamo solo le carte più interessanti anche sul retro. Qui abbiamo un Mewtwo GX, sempre ovviamente di Leggende Iridescenti, anzi, questa la teniamo qui, mentre invece le altre. Poi, sempre Shining Legends, questa volta siamo in giapponese, qui abbiamo uno Shining Celebi, o Shining Celebi, davvero davvero un'altra carta fantastica. A me tutte le Shining di Leggende Iridescenti mi fanno davvero impazzire con questa olografia. Guardiamo un attimo dietro questo Celebi e wow! Ok, questa è una carta davvero davvero buona. La rimettiamo dentro e l'avete già visto. Qua facciamo la zona Leggende Iridescenti perché qua andiamo sul Jirachi Iridescente. Allora, la parola iridescente onestamente non mi piace tanto, molto più bello Shining Jirachi, però insomma, bello lo stesso. Condizioni buone, a parte proprio qualche puntino, quindi molto molto contento. Rimettiamo subito via e poi ragazzi, questa sarà proprio a tema Shining Legends, perché qua abbiamo il Mewtwo GX, questa volta full art, 72 su 73. Vediamo un attimo il retro. E anche dietro là, ragazzi, ho appena visto, c'è un'altra carta molto molto bella. Qualche graffietto qui, ma tutto sommato bene bene, questo la mettiamo qua e procediamo con l'Ho-Oh Iridescente, una delle carte promozionali penso più belle degli ultimi anni, davvero ragazzi è bellissimo, ha un'espressione questo fantastica, arrabbiatissimo. È un peccato che con questa diciamo con questa olografia non si nota effettivamente che il suo colore è diverso, che il suo colore è shiny. Poi Volcanion, penso che sia Volcanion, Shining.
Questo è giapponese, 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 in ottime condizioni, perfetto, perfetto, bellissima. La mettiamo assieme alle altre, questo diciamo credo che sia forse lo shining più bruttino alla fine. E poi iniziano le EX. Allora, Rayquaza EX normale, Flareon EX, guardate questa altra artwork davvero pazzesca, questa è della Radiant Collection di Generazioni, un'altra carta davvero molto bella che mi è capitata in mano molte volte. Non è una carta che ha un particolare valore, ma a tutte le persone che piacciono le Eeveelution, questa è una carta che non può assolutamente mancare nella loro collezione. Poi, Generazioni, Generazioni, qua c'è Jolteon EX, altra artwork fantastica, Blastoise EX di Evoluzioni, e Blastoise EX di Evoluzioni. Poi ovviamente ragazzi, non posso mettermi a guardare il retro di ognuna di queste carte ora, perché sennò questo video diventerebbe di un sacco di ore. Oh, ragazzi, qua abbiamo un Blastoise EX triplo. Ok, sono finiti. Mega Venusaur EX, sempre di Evoluzioni. E un altro Mega Venusaur. E no, questa volta non è un Mega Venusaur, questo è solo un Venusaur EX. E ovviamente non poteva mancare il doppione. Poi, Mega Blastoise EX, e qua dietro... Ah, questo qua dietro c'è un Mewtwo EX. Davvero molto molto bene. E iniziamo ragazzi davvero col botto, perché qua stiamo parlando di un sacco di carte EX. Anzi, dividiamo le EX dalle GX. Le EX le mettiamo qua, le GX le mettiamo là. Poi dovrò fare un'ulteriore divisione per full art, poi le divido per set e quant'altro. Insomma ragazzi, tra l'altro vi ricordo che tutte queste carte tra un po' appariranno sul mio eBay, forse salvo gli Shining, perché specialmente il Celebi e lo O forse me lo vorrei tenere, perché sono tra le mie carte preferite di Shining Legends. Però per il resto tutte queste carte ragazzi appariranno nelle prossime settimane sul mio eBay, quindi il link è sempre in descrizione, o anzi, se le volete, se vedete qualcosa che vi serve per la vostra collezione, scrivetemi su Instagram, scrivetemi un commento qui su YouTube, vi rispondo sempre e cerchiamo di trovare un accordo. Ma proseguiamo, perché abbiamo un Kangaskhan EX e qua siamo sempre su Evoluzioni, ma non più ultra rare. Abbiamo un Gyarados olografico, un Gyarados reverse, poi torniamo, abbiamo una full art. Non so il set, questi set ragazzi, come ben sapete, non li conosco molto molto bene. Questo è un Elisio full art, che quindi la metto, dove la metto? Allora, la metto qua, perché dovrebbe essere quella la sua zona. Doduo di Imakuni, una ristampa davvero fantastica di questa carta, è un artwork molto simpatico, e lo mettiamo tra queste. Poi, ai ai ai, abbiamo le Turbo, queste non sono sicuramente tra le mie carte preferite e non sono tra le carte preferite di nessuno, perché sono, insomma, non sono piaciute ai collezionisti e un po' ci credo, perché è molto difficile da... Sì, insomma, non sono poi così tanto belle da vedere, onestamente, eh. Poi, insomma, c'è sicuramente qualcuno a cui piacciono, Pikachu Surf, un'altra ristampa, sempre all'interno, come vedete, di... Evoluzioni. Poi Lunala di, secondo me queste sono Guardiani Nascenti, ma non ne sono certo. Questa è rara, non reverse. Cavolo, dove cavolo la metto? La metto là in fondo. Poi Pikachu Volo, ristampona, sempre Guardiani Nascenti. Sì, questo è un Solgaleo reverse, raro. Oh oh oh, e qui abbiamo qualcosa di bello potente. Questo è un Charizard, ovviamente una ristampa molto molto ricercata,
è in versione reverse, però alla fine, come ben sapete, insomma, l'artwork è sempre quella ed è davvero, davvero bellissima. In tutte le salse lo possono riproporre la Pokémon Company e la gente impazzirà sempre. Quindi Charizard sicuramente lo metto assieme agli Shining qua sopra, anzi, mettiamo qua assieme al Volcanion, che quelle sono le carte top che per ora abbiamo visto. Poi Nidoking Turbo, altra carta così così. Lama di cristallo, queste tra l'altro, sì, queste hanno un certo valore, ne dovrei avere anche altre, però non le capisco onestamente. E le mettiamo sempre, facciamo qua, nella pila di carte che non ho idea di cosa ne farò. Starmie Turbo, via. Torniamo sulle olografiche di evoluzioni, Ninetales, e c'è di nuovo un Ninetales che lo mettiamo tra i Turbo. Un altro Doduo di Imakuni, arriva il Team Rocket, Gengar olografico, bella questa. Bella questa, questa è sempre di generazioni. E guardate questa. Questa è la promozionale che arrivava con Leggendary Descenti. Sì, 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 dovrebbe essere nelle mini collezioni di Leggendary Descenti. C'era questa carta, tra l'altro. Mewtwo Holo, bella, 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 bella. E poi Mewtwo, sempre di generazioni. Questo, con questa particolare olografia che si chiama Shattered Foil, Shatter Foil, dovrebbe essere quello che era presente nel deck precostruito che era uscito quando è uscito Evoluzioni. Andiamo ad aprire altro e ragazzi qua continuiamo alla grande. Continuiamo alla grande con Mewtwo non olografico, un altro Mewtwo, un Mew olografico bellissimo accompagnato da un altro Mew olografico. Questa è un artwork molto molto bella, ragazzi. Sa di altri tempi, onestamente, sa di altri tempi, anche perché comunque, come ben sapete, non era assolutamente presente nei primi set che sono arrivati, insomma, da noi in Italia. Poi ritorniamo e qua siamo sui full art. Qua abbiamo un Dragonite sempre di evoluzioni in versione appunto full art, bellissima. Poi Raichu GX giapponese, Zoroark GX, quindi le mettiamo tra i GX, Dragonite EX evoluzioni, e qua sempre su evoluzioni abbiamo il Mewtwo EX full art, che lo mettiamo qui. Poi un altro Zoroark giapponese GX, Pidgeot EX normale, e poi Pidgeot EX, l'abbiamo già visto qua, e poi Pidgeot EX full art. Poi Mega Charizard EX con tuffo rosso, che mettiamo qui. Determinazione di Misty, full art, e Tenacia di Brock, che come al solito vanno sempre a braccetto, che le mettiamo qui. Questo è Entei GX, che doveva essere quello appunto di Leggende Iridescenti, che mettiamo qua perché è un GX. Mega Blastoise full art, carta davvero davvero fantastica. Mega Pidgeot EX. Guardate questo Articuno, guardate questo Articuno full art, sempre di generazioni. Bellissimo, e tra l'altro dovrei avere anche lo Zapdos da qualche parte. Bello, bello, bello. Shaymin, questa era una carta appunto promozionale, lo vediamo da qua. Victini, queste tutte promozionali. Girachi, Celebi, belle, belle. Manaphy. Siamo di nuovo sugli EX, queste full art, vabbè, le mettiamo qua perché sempre della stessa zona, sempre dello stesso tempo. Keldeo EX, questo è un altro promozionale. Mega Lucario EX, Raikou EX, Cobalion EX, Steelix EX, Xerneas EX, Gyarados EX, ragazzi qua lo vedete, questa è la versione Shiny. Kyurem,
Cresselia e poi abbiamo anche il Mew EX, che tra l'altro qualche video fa ho trovato anche il Mew Full Art sempre di questa, sempre appunto di questa espansione. Bene, e qua secondo me, vedendo che il restante delle carte, ah no, forse ho ancora un po' di carte con le sleeve, sì, ho ancora un po' di carte con le sleeve, quindi facciamo da parte questo, tolgo le carte senza sleeve che magari ce le guardiamo dopo molto molto velocemente. Intanto stavo per far cadere tutto e continuiamo. Allora, abbiamo un Serperior, ragazzi guardatelo un po', Serperior, raro segreto, 125 su 124, guardate, bellissimo, bellissimo queste texture, bellissimo. Poi, mi stavo appunto saltando un altro Charizard, questo è ovviamente da sempre evoluzioni, e qua lo mettiamo accanto al suo amico in versione reverse, quindi abbiamo fatto la coppietta Charizard Holo normale e Charizard Holo reverse. Ragazzi, questa è una collezione davvero davvero importante, mi tremano quasi le mani, perché quando riesci, cioè quando qualcuno ti propone così tante carte, anche alcune molto molto rare, devi assolutamente acquistarle, anche se va un po' oltre quello che potresti permetterti, insomma, in quel momento. Poi, dai, non fermiamoci, perché le sorprese continuano. Qua abbiamo un Kyogre di Richiamo delle Leggende. Qua forse, ragazzi, vedo un problemuccio forse. Sì, sì, sicuramente questa è una carta messa maluccio, poteva sicuramente essere in condizioni migliori, è un peccato, però va bene così. C'è sicuramente tanta carne al fuoco. Questo mi fa ricordare che alla fine di tutto questo, queste intanto magari le nascondiamo qua, non c'è più spazio, non so più dove tenerle, queste le nascondiamo qua, questo mi fa ricordare appunto che devo controllare le condizioni, specialmente delle carte un po' più costose. Guardiamo subito anche questo Palkia, che vedo le stesse problematiche del povero Kyogre là. Vediamo il retro. Eh sì, queste sono carte che sono state sicuramente più utilizzate. Belle lo stesso, però appunto non in condizioni ottimali, sfortunatamente. Ragazzi, per sfizio devo assolutamente guardare i Charizard, se no non sto tranquillo. Qui vedo che forse è un po' sporco e sì, non è forse messo benissimo, infatti vediamo anche il retro qui. Eh già, non è messo così bene, peccato. Adesso guardiamo magari il reverse, che spero fortemente che sia messo meglio, anche perché sembra messo meglio. Diciamo, graffi sull'olografia ce ne sono, ma il back è quasi, sì, insomma, è messo meglio. Vediamo, forse c'è una no. Forse c'è un piccolo rilievo, non riesco onestamente a capire. No. Dai. Questa è comunque tenuta abbastanza bene. Peccato davvero per questo, perché sul fronte, vedendolo molto velocemente, non sembrava messo male. Poi, insomma, se lo andiamo a guardare, qui sì. C'è, sì, è proprio qua davanti. Chissà cosa è successo, poverino, cavolo. Va bene, dai, continuiamo, perché abbiamo ancora un ultimo mazzettino da guardare e poi ci guardiamo velocissimamente tutte le altre che sono arrivate.
Allora, Slowbro EX e Gengar EX, le mettiamo qui. Groudon, questa è una rara. Shaymin, molto molto bella, di leggende iridescenti, olografico. Latias, bella artwork. Manaphy, Latios, un altro Latios. Kyurem, Suicune, Zoroark, Terrakion. Oh, qua cosa abbiamo? Abbiamo anche una Prime, cavolo! Abbiamo anche una Prime di Gengar. Molto molto bella. Vediamo se riusciamo a fare spazio. Upa, olografico. E poi qua sembra che abbiamo un po' di giapponesi. Abbiamo Virizion, un altro Shaymin, Yveltal, olografico, Volcanion magari, Victini, promozionale, Zekrom, un altro Yveltal, qua abbiamo un Palkia olografico. Guardate questo Rayquaza, che bello! Questo, peccato che non sia quello shiny di Richiamo delle Leggende, però comunque guardate, molto molto bello anche questo, sì. Poi Moltres olografico, Xerneas, un altro Yveltal olografico, Zapdos Reverse che va assieme a due Zapdos olografici, due Zapdos olografici di evoluzioni. Ragazzi, sarà davvero, davvero, davvero difficile organizzare tutto questo. Non so sul serio da dove iniziare. Però, insomma, andiamo avanti. Adesso qua verifichiamo se c'è qualcosa magari che è scappato, ma non credo proprio. Queste sono tutte carte tranquillamente, beh, tenute anche abbastanza bene, ma sono sì, sono tutte comuni, direi. Quindi non c'è nulla. Magari, insomma, io faccio vedere velocissimamente, voi che siete bravi, magari riuscite a trovare qualcosa che a me sfugge, ma onestamente io credo che già con tutto quello che abbiamo qua davanti, di carne al fuoco, come si suol dire, ne abbiamo a bizzeffe. Qua abbiamo un Virizion olografico e guarda che bello questo Fairligator. Questo appunto è ancora tutto leggende iridescenti. Cavolo, avrò quasi un leggende iridescenti completo qui dentro, forse. Dai. Ultimissime carte che vi faccio vedere. Il video, sì, lo so benissimo, è diventato lungo, 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 però ci voleva, ci tenevo a farvi vedere questo grandissimo acquisto che, insomma, un po' sarà per la mia collezione personale, un po' sarà per rivendita di alcune di queste carte per cercare di recuperare un po' l'investimento che ho fatto. Io ve lo dico già chiaramente, per questo ho speso un po' più di 200 euro. Quindi adesso dovrò controllare bene tutte le condizioni delle carte un po' più importanti per capire se ho fatto veramente bene a fare questo acquisto oppure no. Però in ogni caso ho una buona sensazione, sicuramente non credo di averci perso così tanto. Però appunto ragazzi, quello che vi dico, quando si presentano queste cose qua, questi affari qui, devi provare a prenderlo. Forse sono andato un po' troppo oltre, però magari no, appunto, dipende veramente tanto dalle condizioni. A parte quel Charizard, sfortunatamente questi due, che potevano valere un bel po' di più e invece sono decisamente played, mi sembra che tutto sommato le condizioni siano abbastanza buone. Peccato davvero per questo Mewtwo incapsulato, raro segreto, che qua dietro ha sfortunatamente un sacco di puntini bianchi che non capisco neanche, magari sono proprio dei problemi di stampa. Chi lo sa, chi lo sa. In ogni caso, ragazzi, fatemi assolutamente sapere qual è la carta che vi è piaciuta di più all'interno di questa collezione che ho acquistato e se siete rimasti con me fino alla fine di questo video, mi raccomando, lasciatemi un mi piace, iscrivetevi se non l'avete ancora già fatto e condividete questo video con tutti i vostri amici. Da Make a Wish anche questa volta è tutto,
e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!